Questa sera noi raccontiamo una storia che, se non si facesse caso alle date e ai nomi, potrebbe essere benissimo una storia di cronaca letta su uno dei tanti articoli di giornale di questi giorni. È la storia della banda della Magliana, ma anche di Mafia Capitale o dell'ultima indagine in corso a Roma che ha portato all'arresto del braccio destro del sindaco di Roma, Raffaele Marra. Il più freddo diventa uno dei capi assoluti della Magliana. La Magliana ha ucciso in maniera efferata e ha ucciso anche soltanto per uno schiaffo. Eravamo col sangue agli occhi. Un'agenzia del crimine. Venivano quasi tutti da Franco, Giuseppe Pucci. La banda della Magliana, la storia di giovani delinquenti dal grilletto facile, in contatto con mafia, camorra, terroristi, ma anche con settori deviati dello Stato, servizi segreti, politici e giudici corrotti. Una storia che dagli anni 70 arriva fino a oggi, intrecciata con la città di Roma come una maledizione. 24 ore dopo l'arresto di Raffaele Marra si scopre che le indagini sulla sua presunta corruzione non erano altro che un troncone, un filone di una più grande inchiesta che ci porta dritti, dritti, ancora una volta, alla banda della Magliana, o almeno a uno dei suoi componenti, Manlio Vitale, detto Erniappa, un romanzo criminale, la banda della Magliana, ricostruita da uno dei capi storici, Maurizio Abbatino, eccolo. Il capo vero e proprio non c'è mai stato, comunque c'erano elementi, persone che avevano un po' più potere sugli altri, insomma, essere in un periodo siamo stati di Franco. L'esordio è un rapimento da 10 miliardi di lire. Tanto vale per la banda della Magliana la vita del duca Massimiliano Grazioli. L'accordo arriva per 1,5 miliardi. Poi qualcuno sbaglia, si mostra a volto scoperto e per il duca equivale a una condanna a morte. Il corpo non sarà mai ritrovato, ma da quel sequestro nasce un nuovo metodo, stecca para per tutti. Tutti i componenti della banda, quando ha fatto un colpo, quindi ha diviso il bottino, insomma, le portiere europee, con delle cifre uguali per tutti. Nel 1978 l'incontro con Raffaele Cutolo. Questo significava il fluire di stupefacente in maniera più facile per alimentare il mercato della droga. Ora la banda può contare su grandi canali di rifornimento della cocaina. Si moltiplicano affari, soldi e bella vita. Ferrari, Lamborghini, Jaguar, ville, donne, locali. Portavano al collo una lametta d'oro, andavano in giro con le barrette di platino per sniffare. Avevano proprio la cosa, una specie di, non so come definirlo, di feticismo della cocaina. Il salto nell'ambiente comincia quando con il primo omicidio, che è quello di Nicolini Franco. Questo Franchino il criminale, che era una persona che aveva in mano un gioco delle corse a Tortivate. Questo primo omicidio in particolare consente a questo gruppo della Magliana di prendere il controllo degli ippodromi e quindi del gioco delle scommesse clandestine. La banda cresce, servono armi e coperture legali. L'incontro con alcune associazioni neofasciste è l'occasione giusta. Noi pensavamo di utilizzare loro per l'approvvigionamento e l'acquisto di armi, che quel periodo per loro era più facile. La banda perde il suo capo, viene ucciso Franco Giuseppucci. Mi ricordo che le prime notizie che arrivarono furono una coppia di motociclisti e uno con, c'era il casco, allora uno con una parrucca bionda a sparare. L'ambiente faceva veramente paura e lì capimmo subito che non era aria, c'era un giro intorno, c'erano certe facce, certi atteggiamenti che ci facevano paura. Le indagini sono ad un punto fermo, ma alla Magliana sanno che a far fuori il negro sono stati gli uomini del clan Proietti, i pesciaroli del mercato di Monteverde, rivali nel racket delle scommesse. E fatalità, quella sera l'abbiamo trovati, allora abbiamo detto ci siamo, andiamogli addosso. Regolamento di conti stile Chicago anni 20, questa sera a Roma in via di Don Olimpio. Nel conflitto a fuoco tra clan rivali è stato ucciso Maurizio Proietti, uno dei grossi nomi della mala romana. La volante che intervenne si trovò di fronte ai due della Magliana, con il quale ingaggiavano chiaramente un conflitto a fuoco all'interno di un palazzo. E quando noi stavamo uscendo dal portone dopo che avevamo ammazzato uno dei Proietti,
Io mi sono sentito un colpo di pistola qui, sulla spalla, vicino al cuore. Gli assassini hanno esploso alcuni colpi contro la macchina della polizia e gli agenti hanno immediatamente risposto al fuoco. Mi ricordo uno di questi, con le manette ai polsi, che mi pare fosse Marcello Colafigli, che urlava: l'ho ammazzato quell'infame. Si conferma, segno d'erone 10, l'abbiamo raggiunto e bloccati. Pochi mesi dopo, la banda subisce un nuovo colpo. La scoperta di un arsenale di armi ed esplosivo all'interno di uno stabile del Ministero della Sanità all'Eur di Roma. Quello è un arsenale comune. Arsenale comune a Inar, arsenale comune alla Magliana, arsenale comune alla Camorra. Proprio la scoperta dell'arsenale comune svelerà incroci e connessioni tra i banditi romani ed i più torbidi misteri dell'Italia degli anni di piombo. Il 20 marzo del 1979 viene ucciso il giornalista Mino Pecorelli, fondatore di OP, un'agenzia di stampa per alcuni, uno strumento di ricatto per altri. All'interno dell'arsenale della banda della Magliana viene trovata una partita di proiettili piuttosto rara, i proiettili Javelot, uno dei quali utilizzato per l'omicidio di Pecorelli. Il 3 marzo del 1997, davanti alla Corte di Assise di Perugia, Abbatino dichiara che l'omicidio era stato commissionato dai siciliani a Danilo Abbruciati, che aveva poi assoldato uno dei killer, Massimo Carminati. E disse anche perché avevano deciso di uccidere Pecorelli. Gli disse che stava indagando troppo su una persona politica. Il politico sarebbe Giulio Andreotti, oggetto di violenti attacchi proprio dalle colonne di OP. Per questo, secondo l'accusa, l'allora presidente del Consiglio avrebbe ordinato l'omicidio del giornalista. Ma proprio sulle armi dell'arsenale della Magliana c'è un problema. Furono in qualche misura manomesse prima che potesse essere effettuata una perizia. Nell'ottobre del 2003 la Corte di Cassazione assolverà in via definitiva Giulio Andreotti, Massimo Carminati e tutti gli altri imputati. L'omicidio Pecorelli resta un mistero. Per me quelle armi furono alterate solo per un motivo, perché secondo me tra quelle armi c'era la pistola che uccise Pecorelli. Purtroppo ci ha mandato un personaggio politico a parlare per vedere se sapevamo dove era il covo di Moro quel periodo. Franco ha detto: che facciamo? Io non ero d'accordo con mettersi in mezzo a questa storia, però so la stessa di Franco che poi lui ha saputo dove era e non escludo che l'abbia detto anche a qualcuno. Via la Magliana e qui c'era via Mondalcini. Non volendo aver saputo Moro dove stava, dice: Raffaele, ti interessa salvare Moro? Ho detto: fammi domandare. Ho chiesto a un avvocato, ha domandato a Roma e non mi hanno voluto incontrare. Quindi potevo salvare Moro non volendo. Mi hanno detto: fate i fatti vostri. Proprio se stavano preoccupati che io salvavo Moro. È dagli inizi degli anni Ottanta che i rapporti tra mafia e banda si intensificano. Danilo Abbruciati è sempre più legato a Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra. Si moltiplicano le differenze tra quelli della Magliana e i testaccini. Gli altri consideravano ormai i testaccini come gente con una mentalità mafiosa. Cioè, a noi non ci sarebbe venuto mai per l'anticamera del cervello di prendere contatti con politici, cose. Eravamo quelli come col sangue agli occhi. Affrontavamo, prendevamo i soldi dove erano. Invece loro avevano ormai una mentalità imprenditoriale. Ricercato da 15 anni, Pippo Calò, il numero uno della mafia di Corleone, è stato arrestato stanotte a Roma dalla squadra mobile. All'arresto di Pippo Calò segue la cattura di tutti i capi della banda. Qualcuno parla. A Maurizio Abbatino, da tempo in una clinica con una falsa diagnosi, non resta che la fuga. È il 23 dicembre 1986. Il personale era convinto che, perché avevo un tumore, ma ero anche paralizzato le gambe. Vivevo su una sedia a rotelle da 3 anni. E forse hanno allentato un pochino la sorveglianza. Una notte sono riuscito a calarmi dalla finestra e arrivare. Fugge Abbatino lontano da Roma e dall'Italia. Intanto le vicende giudiziarie della banda vanno avanti. Nel 1988 la Cassazione annulla il processo e nel nuovo processo d'appello il 14 marzo dell'89 tutti assolti, niente associazioni a delinquere e la banda della Magliana è un'invenzione che però si fa fuori da sola. Non mollano, cercano ancora Maurizio Abbatino.
Noi ogni anno, a Natale e Capodanno, eravamo lì ad ascoltare. Se arrivasse una telefonata di auguri alla famiglia, che per 6 anni non è mai arrivata. Ma il 6° anno è arrivata. E questo ci ha consentito di arrestarlo. Non ha tollerato i flash dei fotografi e le telecamere. Maurizio Abbatino pensava di essere ormai al sicuro nel rifugio dorato di Caracas. E alla fine parla anche Maurizio Abbatino. Ero rimasto solo, non sapevo più cosa, da che parte stare, non sapevo più, non mi fidavo più di nessuno. Una fotografia storica ma ancora molto attuale. La rete di corruzione, ricatto, estorsione che legava i giovani delinquenti della banda che voleva prendersi Roma non è diversa dalle cronache di corruzione di oggi, che mettono in crisi l'amministrazione stessa della città. Una lezione, una memoria storica sempre molto sottovalutata da chi deve scegliere collaboratori responsabili della cosa pubblica.